tutti, oggi sono qua per parlarvi di Gideon la nona. Di Tamsin Muir è una nuovissima uscita targata Oscar Wilde. Questa non è l'edizione definitiva del romanzo, che sarà infatti in copertina rigida al prezzo di 22 euro. Questa è una copia che mi è stata inviata in anteprima dalla casa editrice. Ho sentito parlare in lungo e in largo di questo romanzo, quindi ero molto molto curiosa di leggerlo, soprattutto perché viene presentato come un mix fra diversi generi, soprattutto qualcosa di pazzo mai visto prima. Aspettative a mille, ma mi avrà poi convinta? Partiamo però dall'inizio, di che cosa parla in sostanza Gideon la nona. La storia è ambientata in un mondo abbastanza particolare. Ci sono 9 case e Gideon fa parte della nona. È un'orfana cresciuta fra mille difficoltà, infatti quello a cui aspira Gideon è andarsene finalmente da questo posto. Ma la sua nemesi non glielo permette. La reverenda figlia, ovvero Arrow, viene poi convocata dall'imperatore per potersi aggiudicare il posto da littrice. Una carica molto ambita perché dona potere e immortalità. Per potersi aggiudicare questo posto però dovrà affrontare delle sfide e a una sorta di torneo parteciperanno anche gli altri esponenti delle varie case, non solo loro ma aiutati da una sorta di cavaliere, da un paladino. E secondo voi chi accompagnerà Arrow in questa missione? Ebbene sì, Gideon. Questo è un libro che mischia un po' di fantasy, un po' di sci-fi, un po' di horror, thriller, mystery, insomma è un bel butta su di roba. Nel suo insieme però secondo me è un libro che funziona. Partiamo dalle cose che mi sono piaciute di questo libro. Innanzitutto l'originalità. È una storia che al di là del gusto personale, secondo me, difficilmente si ritrova sia nel genere fantasy che sci-fi. Non solo perché unisce secondo me tra virgolette i tratti migliori di diversi generi, ma perché crea un mondo veramente molto molto complesso, anche abbastanza folle, che secondo me prima non si era visto. Questa originalità tiene attaccati alle pagine perché appunto, non conoscendo nulla di simile, si è curiosi di scoprire qualcosa di più e di tentare di svelare tutti i vari misteri che ci vengono presentati e vedere come andrà a finire. Il mondo che viene presentato ruota tutto attorno alla morte e ai morti, quindi è qualcosa che può piacere oppure assolutamente no. Ogni casa è specializzata in una branca ben specifica della necromanzia, quindi si parla molto spesso di morti, di scheletri, è molto lugubre, molto cupo. La stessa gara per conquistare questo posto, diciamo, di potere e immortalità è un po' una corsa spietata, violenta sia dal punto di vista fisico, con scene abbastanza minuziose in cui si descrivono le varie ferite e anche i combattimenti comunque sono abbastanza dettagliati, pur rimanendo per mio gusto un pochettino confusionari. Non so se avete presente le scene di combattimento ad esempio di Naruto in cui tutto bello, tutto fantastico, ma ogni tanto ti sfugge qualche passaggio. Ecco, io non sono una cima a seguire storie d'azione, è un po' il mio tallone d'Achille, però ogni tanto ero così spaesata. Detto questo, ci sono delle scene quasi dell'orrore. Il luogo in cui c'è questa sorta di gara è un posto veramente molto tetro, come vi dicevo si parla spesso di scheletri, di morti, di re di vivi, quindi qualcosa di abbastanza agghiacciante e grottesco. Un altro grande punto di forza secondo me sono i personaggi principali, ovvero Gideon e Arrow, queste arci nemiche. Loro sono cresciute come le uniche due della loro generazione, quindi vuoi o non vuoi hanno per forza dovuto avere a che fare in qualche modo dall'infanzia fino a dove sono ora. Hanno un passato in realtà simile per certi versi, molto molto duro, che le ha portate ad essere molto forti ed esigenti. Da sempre si sono odiate, ma in questa occasione particolare dovranno unire le forze e scontrandosi si conosceranno meglio. All'inizio li vediamo in un modo, sicuramente quello più brusco, più violento, lo scudo diciamo, e man mano si approfondisce sempre di più e anche il loro stesso legame evolve. Evolve in maniera graduale, è una cosa che mi è piaciuta perché molto spesso personaggi che si odiano così tanto finiscono per innamorarsi all'improvviso, qua invece secondo me c'è un'evoluzione graduale. Oltre a questo sono due personaggi molto
molto ben costruiti, perché nonostante prevalga tantissimo la componente del personaggio forte, impavido, quello che ha sempre la risposta pronta, che secondo me è un aspetto abbastanza poco credibile, soprattutto Gideon ha un senso dell'umorismo un po' da black humor che smorza la tensione in diversi punti, anche quando ci sono scene di combattimento o vengono ritrovati dei cadaveri, riesce ad allentare un po' la tensione. Ha delle espressioni poi abbastanza colorite, quindi scommetto che a tante persone piacerà come personaggio perché è proprio irriverente. Dall'altra parte Arrow è un personaggio che inizialmente può stare super antipatico, proprio perché viene mostrato il suo lato peggiore, tra virgolette, quello proprio forte, che secondo me è un po' una corazza, e pian piano invece si scopre sempre di più. Un'altra cosa che ho apprezzato di questo romanzo è il modo in cui viene trattato l'aspetto, diciamo, più sentimentale. Non c'è una vera e propria storia d'amore, c'è qualche cotta, c'è magari qualche scambio, qualche intesa, però rimane tutto abbastanza delicato, non superficiale, attenzione, ma viene affrontato questo aspetto amoroso in maniera secondo me più delicata e più naturale, anche per quello che è il contesto e per quelli che sono i personaggi. Questa è ovviamente la mia opinione, che comunque, anche se c'è poco e diciamo in maniera delicata, comunque fa un po' sobbalzare, e viene anche affrontato senza etichette, senza pregiudizi, in maniera veramente libera. Una cosa secondo me molto bella, perché a volte non c'è bisogno di dare un nome specifico a determinati legami o sentimenti. È parso secondo me tutto molto fluido e tutto molto naturale. Per quanto riguarda il modo in cui è scritta questa storia, ho un po' sentimenti contrastanti, perché in alcuni punti ho adorato il modo in cui l'autrice descrive alcune situazioni. È sicuramente difficile, secondo me, costruire un mondo così complesso, così tetro e cupo, e tentare di renderlo interessante per certi versi e comunicarlo in un certo modo. Quindi ho apprezzato tanto questo aspetto originale, la voglia di stupire e portare qualcosa in certi punti anche al limite, andare un po' controcorrente. Però in certi punti secondo me risulta un po' troppo. Soprattutto l'inizio è stato un po' troppo brusco per quelli che sono i miei gusti personali. È stato un inizio abbastanza violento anche a livello di linguaggio. Ci sono diverse espressioni, io le ho definite colorite, ma in alcuni punti si sfiora il volgare, il scurrile, ed è qualche cosa che può piacere, come no, per carità. Io non sono grandissima fan, quindi soprattutto l'inizio è molto molto carico di tutto questo. Anche i personaggi vengono presentati in una maniera molto forte, un po', diciamo, stereotipata, inverosimile. E quindi è un impatto, secondo me, abbastanza violento, che può un po' scoraggiare il lettore. Io, ad esempio, dopo le prime 50-60 pagine ho lasciato giù il libro e ho aspettato quasi una settimana prima di riprenderlo, perché non mi sembrava proprio nelle mie corde. È stato un inizio un po' confusionario, perché ci viene presentato tutto da subito. E quindi è spiazzante, perché il mondo è molto complesso, qualcosa di nuovo che non si capisce, e quindi può scoraggiare. In più questo linguaggio, che non è proprio nelle mie corde, mi ha un po' avvilita all'inizio. Per fortuna però poi sono andata avanti, perché tutto questo si smorza. È un inizio, diciamo, molto molto forte, ma poi secondo me evolve. Rimane un po' la parte del linguaggio in certi punti molto forte, però secondo me non è portato all'esasperazione come invece nelle prime pagine. Alcune cose vengono poi pian piano spiegate, molte altre invece vengono lasciate in sospeso. Passiamo quindi alle cose che non mi sono piaciute di questo libro, partendo proprio dalla costruzione di questo mondo. Molto interessante, originale, particolare, quello che volete, ma non viene ben spiegato, in certi punti rimane veramente troppo confusionario, vengono forniti dei termini, diciamo, tecnici che vengono buttati lì e basta, senza essere spiegati, e questo non è tantissimo, non è tanto carino, perché crea confusione, non ti permette di capire. Ok, mondo tanto bello, tanto originale, tanto complesso, ma se poi io non lo capisco, che senso ha costruire qualche cosa del genere, se poi ha senso e magari soltanto nella mente di chi scrive? È secondo me
un peccato, perché non si tratta esclusivamente di spiegare qualche cosa e lasciare qualcos'altro in sospeso, perché è il primo libro comunque di una serie, quindi ci sta a non svelare tutto. Però allo stesso tempo, proprio perché il mondo è molto complesso, si divide in 9 case, ogni casa ha un potere necromante particolare che viene accennato, magari vengono inseriti dei termini tra virgolette tecnici, ma non vengono spiegati, quindi mi sono domandata in più di un'occasione il senso di tutto questo, anche perché, come vi dicevo, crea abbastanza confusione. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è la narrazione un po' altalenante. Ci sono dei momenti, secondo me, un po' morti, un po' noiosi, un po' confusionari, proprio perché non viene spiegato granché, e altri momenti super avvincenti in cui è impossibile mettere giù il libro. Parlando poi di personaggi, a parte le protagoniste, ho trovato i personaggi secondari un po' trascurati. Ho fatto veramente fatica in alcuni punti a distinguere alcuni personaggi perché secondo me non sono talmente caratterizzati da essere subito ben distinguibili. Per fortuna all'inizio del libro comunque sono segnati vari personaggi delle case, quindi ho ricorso più volte a questa prima parte per capire, ok, questo tizio chi è, di che cosa fa parte, che cosa c'entra con queste altre persone, proprio perché non sono così memorabili e quindi sono tanti personaggi che un po' si perdono. Per carità, le protagoniste sono una bomba, ma è stato un po' un peccato inserire così tanti personaggi e alla fine ci troviamo in una sorta di gara. Sarebbe stato bello approfondire un pochettino anche gli altri personaggi, per rendere il tutto anche un po' più interessante. Nel complesso, quindi, questo è un romanzo che mi è piaciuto, però con qualche riserva. Mi aspettavo forse qualcosa di più da questo libro, nel senso che mi aspettavo maggior spiegazione, maggior chiarezza in alcuni punti. Speravo in un mondo così ben costruito, ma spiegato, perché appunto tutto molto bello, ma quindi, cioè, alcune cose sicuramente potevano essere spiegate. Ho trovato veramente inutile gettare lì nomi e dire delle cose senza poi contestualizzarle. Belli personaggi, ma mi sarebbe piaciuto vedere anche personaggi secondari un po' più di spicco. Ambientazione intrigante, può piacere, può non piacere, io l'ho trovata creepy il giusto. La narrazione ha secondo me alti e bassi, però come vi dicevo nel complesso è un libro che mi è piaciuto. Sicuramente non è un libro per tutti, quindi mi trovo un po' in difficoltà a consigliare o meno questo libro. Sicuramente se avete riconosciuto degli aspetti di questa storia che possono fare per voi, quindi non vi disturba il tema della morte, i morti, la violenza sia verbale che proprio fisica, se non vi disturbano questi elementi potrebbe fare al caso vostro. A parer mio non è il libro della vita, nulla mi ha fatto innamorare follemente di questo libro, nell'ambientazione, nei personaggi. Sono curiosa di leggere chiaramente il seguito perché il finale è stato secondo me una bomba. È secondo me il libro per chi sta cercando qualcosa di irriverente, di originale, fuori dagli schemi, grottesco, abbastanza esplicito sia nelle scene fisiche che nel linguaggio. Per chi non ha paura di leggere una storia che parli di morte, di vari orrori. Diciamo che è un libro per chi vuole mettersi un po' in gioco e uscire dagli schemi. Fatemi, mi raccomando, sapere qua sotto nei commenti, innanzitutto, se l'avete letto anche voi, in questo caso, che cosa ne pensate, e se ancora non l'avete letto, se avete intenzione di recuperarlo o meno. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!